Sono nata un pochino per caso in coincidenza del Trucchetto Lilla, della giornata italiana per i disturbi alimentari, e oggi siamo alla terza domenica, alla terza pratica, e l'intento del gruppo yoga di Nutrimente, di cui faccio parte io, Simona, Carmine e Valentina e Maddalena. Il nostro intento è quello di condividere con le persone che ci seguono e farci conoscere dalle persone che non ci seguono, che non ci conoscono, per poter condividere la pratica dello yoga, che è una pratica che credo che le persone che sono dietro a questa telecamera in parte conoscano. E lo yoga in cui noi crediamo è uno yoga che possa essere declinato per tutte quante le persone, indipendentemente da come le persone stanno, siano sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista emotivo e psicologico. Per cui in questo periodo che tutti quanti stiamo condividendo, lo yoga può essere ancora più che in altri periodi una grossa risorsa e una grossa pratica di condivisione. Per cui queste sono le domeniche insieme, ce ne saranno delle altre. E proprio pensando allo yoga comunione, abbiamo pensato di coinvolgere più insegnanti e più di formazioni anche differenti. Per chi non conosce il mondo dello yoga, è un mondo molto eterogeneo e molto, molto ampio. E l'insegnante che ci sarà oggi, la maestra che ci sarà oggi è Francesca Cassia, che è insegnante odata da 30 anni e che noi conosciamo da tempo e che Simona, che è una delle nostre insegnanti, segue da tantissimo tempo. Per cui siamo molto contente di avere lei oggi con noi e speriamo che voi possiate, anzi siamo certi che voi possiate fruire questa pratica insieme. Abbiamo avuto settimana scorsa Alessandra Cocchi Uva, che ha un altro approccio, arriva da un'altra tradizione, che è l'Integra Yoga. E poi nelle settimane prossime vedremo come declinare con altri insegnanti che ci stanno supportando, non solo da un punto di vista emotivo e anche regalandoci queste lezioni, ma un altro intento delle pratiche della domenica è quello più terreno, più concreto, più concreto e terreno, perché c'è anche questo aspetto nella vita, di poter raccogliere dei fondi, la pratica è gratuita per tutti, ma per sostenere le altre attività di Nutrimente. Nutrimente, per chi non la conosce, è un'associazione che si occupa di prevenzione nella cura dei disturbi del comportamento alimentare e anche di proporre delle attività collaterali alla cura tradizionale. Qui Nutrimente facciamo yoga da tanti anni, ma abbiamo anche tantissimi gruppi che, considerato il momento storico, abbiamo declinato in via telematica da remoto. Questi gruppi necessitano, per poter andare avanti, piccolo sostegno, no? Sono attività di volontariato, però insomma ci serve anche l'aspetto concreto della vita. Detto ciò, lascerei la parola a Francesca che ci accompagnerà nella pratica. Grazie Francesca. Grazie a te. Perdonate la mia poca dimestichezza con Zoom. Forse per avvicinarmi dovrei cliccare il mio quadratino, giusto? Vediamo un po' se riesco. Ok, voi così mi dovreste vedere bene, vero? Sì. Ok. Aspettate che io non mi vedo, che non fa molta, non importa, però. Ok, vediamo se riesco. Non importa, sono qua su. Bene. Come diceva Sara, sono Francesca. Il mio percorso di yoga nasce un po' di tempo fa, parecchio tempo fa direi, e nasce proprio attraverso il mio problema di disturbi alimentari. Ho sofferto di disturbi alimentari a lungo, quando ero piuttosto giovane. E poi un giorno, ed ero un'appassionata di movimento, di sport, volevo bruciare la mia vita. E poi un giorno per caso sono stata trascinata per la giacchetta da mia sorella a fare una lezione di yoga. E mentre ero lì sul tappetino, c'era una posizione in cui ti guardavi la pancia. E per la prima volta in vita mia, questa pancia non era più un nemico, non era più qualcosa di avulso.
ma era qualcosa che mi apparteneva. Da lì è stato un piccolo cammino, anzi un grande cammino, fatto di tanti passi, di tante cadute, di tanti voglia di rialzarsi e soprattutto di voglia di farcela. Perché poi ho scoperto che in ognuno di noi c'è un guerriero, ed è un guerriero di pace, centrato, profondo, e c'è questa grande voglia di vivere, che fa parte stessa dell'essere umano. Il mio mezzo è stato, oltre alla psicoterapia, il movimento fisico, riscoprirmi nel gesto e soprattutto saper ridere della mia mania di perfezionismo. Ancora oggi amo controllare le cose, sarei sciocca a dire di no, ma quando le controllo ci posso anche ridere sopra, come ci ridono sopra tutti quelli che stanno intorno a me. Il mio non vi voglio annoiare oltre. Il mio augurio è che voi possiate attraversare lievemente questo attimo della vita, come è stato per me. E a volte non so se neanche è giusto dirlo, ma per me è stato il più grande regalo della mia esistenza. Quello che sono oggi lo devo a quel momento così difficile. Non lo auguro a nessuno, ma è stato un regalo per me. Forse era la mia via, il mio modo di riscoprirmi. E attraverso il corpo vi invito a prendervi con molta calma tutto il tempo che volete dei movimenti. Io vi inviterò a fare dei movimenti se non ne avete voglia, se vi sembrano troppo, troppo poco, siate liberi. Il mio è un invito, non è mai un obbligo, perché forse questa è la cosa più importante nella vita, essere liberi di ascoltare se stessi e di fare ciò che più ci aggrada in quel momento. Se invece ti senti rassicurato dal seguire le mie istruzioni, sono qui per te. Bene, così ti invito a sederti in posizione comoda. Se la posizione non è comoda, puoi arrotolare un piccolo supporto sotto i glutei oppure semplicemente distendere le gambe. Trova la tua posa. Poi porta la mano destra sul cuore e la sinistra sotto l'ombelico. Se vuoi, chiudi gli occhi e lasciati ispirare profondamente dal naso. E sotto il palmo della mano destra sentirai il battito del cuore. È la vita che ci pulsa dentro. E sotto il palmo della mano sinistra sentirai le radici. E sentirai profondamente il respiro che ti scorre dentro. Scivola sempre dal naso. Lasciati respirare. Lascia che avvenga questo respiro. Non giudicarlo. Non cambiarlo. Osserva. Per poi schiudere i nostri occhi. La mano sinistra scivola sulla destra. Si poggia. Sentiamo il pulsare, sentiamo la presenza, sentiamo semplicemente, perché è di ascolto che si tratta. Non c'è nulla da divenire, solo da ascoltare. Così porto le mani sulle mie ginocchia e comincio a formare dei vortici in senso antiorario, delle spirali. Dal coccige l'intera colonna vertebrale si avvita. Quando vengo in avanti mi sento inspirare naturalmente, scivolare ed espirando tornare ad avvitarmi all'indietro. Esplorare diversi punti di vista. Muoversi nello spazio. E sento la schiena. Le spalle, la quiete. Così dal centro torno ad invertire. Inspiro, arrotondo, scivolo all'indietro. Ed ogni
piccola cellula, ogni parte del mio corpo è parte di un insieme. Massaggia, diviene, accogli, esplora. E non c'è nulla da temere, perché tutto è già così, perfetto in questo istante. Lasciati assorbire dal gesto, lasciati vivere qui e ora. E rallentare ancora una volta verso il centro. La mano sinistra scivola a terra, se vuoi la punta delle dita, come se volessi afferrare il pavimento, abbracciare la terra. Porto verso di me stabilizzando le spalle, la forza. E la mano destra dal centro, inspirandosi, solleva e va a formare un obliquo, una diagonale. Lo sguardo in avanti. La mano destra che scivola verso il cielo, si stira, si estende. E poi morbido, piego il gomito e poggio la mano destra sulla spalla sinistra. Così porto il gomito in basso, scrollo un po' di peso dalle spalle. E il mio sguardo scivola a destra. Dal centro torno in avanti, inspiro. Che meraviglia cambiare punti di vista, osservarsi. Espira, scivola con lo sguardo a sinistra. Esplora, scola, ascolta. Per tornare ancora una volta al centro, respirare, divenire. Ed il gomito destro si solleva, così il braccio destro torna verso il cielo, si stende e stende. Scivola dietro di noi. E la punta delle dita tocca terra. Inspirando apro lo sterno, apro il petto, inarca la schiena. Respira la vita. Espira, soffice il mento, soffice l'ombelico, soffice il respiro. E la mano destra dal centro passa in avanti, come se volesse connettersi a questo centro liquido. Sinuoso, la mano destra sul ginocchio sinistro, afferra e tiro me. E la mano sinistra passa sotto l'altra, gomito contro gomito, aggancio. Rilasso le spalle, espira via, espira le spalle. Inspiro dal naso. Espiro dalle spalle. Se le spalle sono soffici, la testa è più leggera. E la mano destra si avvolge sulla sinistra, nella posa di Garuda. Forse le mani si uniscono, forse rimangono separate. Non importa. Mi arrotondo su me stessa, come a guardare in basso, a guardare la terra, le mie radici. Chiedere di essere qui, questo istante. Poi, inspirando, estendo l'intera colonna vertebrale, rivolgo lo sguardo al cielo. Per tornare morbidissima verso il centro. Le mani si sciolgono. Le poggio sulle ginocchia e sento le spalle leggere, come ali di farfalla si poggiano. E nel corpo sento questa energia che comincia a scorrere, mi avvolge, mi ricorda quanta vita c'è dentro di me. Così la mano destra si poggia alla punta delle dita, afferro il pavimento, tiro a me stabilizzando, ho bisogno di essere stabile. E fluido al contempo di adattarmi con la mano sinistra che si apre e scivola in diagonale. Osservo la mia mano. Lo sguardo torna in avanti. La mano sinistra scivola al cielo, il braccio. Come a volersi offrire al cielo. Fletto il gomito sinistro. E morbidissimo porto la mano destra sulla spalla opposta. Il gomito scende, porta con sé tensioni, costrizioni. E lo sguardo scivola a sinistra. Torna verso il centro. Respiro. Espiro, sento l'espirazione che mi porta con lo sguardo a destra. Non ho fretta. Esploro il gesto mentre torno in avanti.
Che meraviglia! E la mano destra sopra la testa, la sinistra, perdonate. Stiro, estendo, la lascio scivolare dietro di me. Le mani si connettono alla terra, la tocca. Inspirando, estendo la colonna vertebrale, le tibie in avanti, radicate. Riportare il mento allo stato. E la mano sinistra scivola sul ginocchio destro, lo afferra. Tiralo a te, quando porto verso il centro creo stabilità. E quando scivolo morbido, creo fluidità, sono stabile e fluido. Posso permettermi di essere fluido se mantengo il centro. Sguardo a sinistra. Inspiro, torno al centro con lo sguardo. A destra. Quando espiri, senti le scapole se puoi. Riappropriati della sensazione. Scivolo ancora al centro. E le braccia si avvolgono una sull'altra. Si tocca. Arrotondo in basso. Mi inchino a questo istante. Ed inspirando sollevo le braccia, estendo la colonna vertebrale. Mi permetto di esplorare lo spazio sopra di me. Per lasciarmi tornare verso il centro, essere qui ora. Le mani si sciolgono. Porto le mani sull'ombelico, sotto l'ombelico. Espiro dal naso, espiro portando l'attenzione in questo punto. Ed è un punto chiamato centro, ed è il centro di me stesso. Quando perdo lo spazio intorno a me, quando tutto gira vorticosamente, porto le mani in questo punto, espiro dal naso. E ritrovo il mio centro di stabilità. Espiraci dentro, accomodati in questo punto. Ed è il mio punto dove tornare in ogni momento in cui la vita mi fa girare vorticosamente, in cui gli eventi mi sfuggono o sembrano sfuggirmi. Inspiro, espirando, ruoto lo sguardo a destra. Ed anche cambiando lo sguardo, il punto di vista, rimango stabile nel centro, così quando torno. Inspira, diviene, scivola nell'altro lato. E permettersi di esplorare non ci spaventa, perché siamo dentro di noi, stabili e presenti mentre torniamo, mentre respiriamo. La mano sinistra sul ginocchio. La mano destra con il polso dal centro inspira come un pennello, si solleva. Cambio l'inclinazione del polso, espiro, torno in basso. Pennella istante, di nuovo inspira tutta la colonna vertebrale, solleva il braccio. Espira, lascialo scendere, sembra un movimento così semplice, lo è, ma agisce sui muscoli respiratori, quindi ci dà respiro profondo. Ancora inspira. Fai scendere il braccio e portalo sul ginocchio. Espira dal naso. Ora prova a sentire con un respiro profondo la differenza tra i due lati della gabbia toracica. E dove c'è spazio per il respiro, c'è la calma, c'è l'ascolto. Così la mano sinistra la porto verso l'ombelico come un pennello. Col dorso della mano inspira, solleva per 3 volte. E con il palmo scendo, riporto a me. Tutto il corpo sembra danzare, divenire ancora una volta. Inspira, goditi il viaggio. Espira, scendi. E se vivo questa transizione, se mi approprio della transizione, la mente qui ed ora. Così mentre espiro. Mentre il corpo sembra danzare nello spazio. Centrati, presenti, le mani sulle ginocchia. Porto la punta delle dita davanti a me. Se ti danno noia alle ginocchia, stendi pure le gambe. Oppure porta le mani al pavimento. Inspira, stendi la colonna in avanti, spingi con le tibie a terra.
espira rotonda indietro in alto. E ci sono parti del corpo che vengono interessate e nuovi spazi, nuovi respiri in cui ci appropriamo quando estendiamo in avanti, apriamo, scendono le spalle. Dal coccigeno rotondo indietro verso l'alto. E sto massaggiando i miei nervi. E sto riscoprendo i miei muscoli che mi parlano. Inspira ancora una volta. Vieni in avanti. Per arrotondarti indietro verso l'alto. Tornare seduti. Sentirsi. Respirare un pochino più leggeri, più presenti gli occhi che si schiudono. Sollevo le ginocchia, il bacino, mi porto in quadrupedia o sui quattro appoggi. Porta le mani a terra, se puoi, in linea con le spalle. Il collo dei piedi è sollevato, porto gli avampiedi a terra perché mi danno potenza sulla parte posteriore del corpo. Quello che abbiamo fatto, seduti, lo ripetiamo qua. Inspira, estendi la colonna vertebrale, avanti, indietro. Sposta verso i talloni. Espira, arrotonda indietro verso l'alto, come un gatto, arrotondati. Ed accentra ancora una volta lo sterno in avanti, i talloni indietro. Il respiro. Per scivolare sui miei talloni. Arrotondarmi indietro verso l'alto. Assaporarmi questo attimo in cui il corpo si muove nello spazio. Stiro un'ultima volta, respiro. Che meraviglia. Scivolo sui talloni, questa volta il braccio destro, come abbiamo fatto da seduti, si porta in obliquo. Sale al cielo, lo osservo. Lo lascio scivolare morbidissimo, vicino all'orecchio. Rimango seduta verso i talloni. Stiro, estendo. Fletto il gomito e porto la mano sinistra sulla, la mano destra sulla spalla sinistra. Perdonate, destra e sinistra per me sono sconosciuti. Porta in basso il gomito. Inspira, sposta lo sguardo a destra. Torno verso il centro. Sposta lo sguardo a sinistra. Per sciogliere, tornare a sollevare il braccio destro in avanti, verso l'alto, sollevarsi dalle ginocchia. La mano destra si poggia dietro al sacco. Sposto lo sguardo a destra in torsione. Strizzo via, lasciando spazio al nuovo. Per poi tornare a sciogliere, mano destra a terra, vicino alla sinistra, parallela. E che meraviglia, il corpo è trasformato, sento appoggi diversi. Incarno la sensazione. Lascio che mi avvolga questa sensazione, che mi porti qui ora. Il palmo della mano destra è a terra, presente. È morbido e forte. La mano sinistra o il braccio sinistro mi sembra ancora un po' lontano. Così mi siedo sui talloni. E la mano sinistra. Dal centro si porta in diagonale, lo sguardo la segue se vuoi, se ti dà noia al collo mantieni lo sguardo in avanti, non è perfetto. E la mano sinistra sale in alto, vicino all'orecchio, scivola, si distende, la mano destra tira a te. Fletto il gomito, lo porto sulla spalla opposta, porto giù il mio gomito, respiro e ruoto il mio sguardo a destra. E torno verso il centro. E lo sguardo ruota in direzione opposta. Ci permettiamo di cambiare punto di vista. Eppure non ci sentiamo diversi da noi stessi. Siamo sempre qui, in questo punto, sotto l'ombelico. Ancora, sguardo in avanti. E la mano destra torna in avanti, si stira, si estende. Mi sollevo. Porto la mano sinistra sul sacco. Ruoto lo sguardo e le spalle a sinistra. Mantengo.
per tornare morbidissimo con la mano sinistra vicino alla destra. Respira. Se vuoi, siedi un istante sui talloni. Tirati il pavimento. Poi porta il gomito destro in basso e il gomito sinistro. Intreccia le mani sotto il mento, spingi il mento. E mentre spingo il mento al cielo, si radicano i miei gomiti in basso e verso di me. Ed sento i muscoli tra le scapole. Sono importanti. Mi danno la possibilità di respirare, di aprire le mie spalle, di supportarmi e di sopportarmi. Poi sciolgo, riporto, palmi delle mani. Quattro appoggi. Avampiedi al suolo. Respiro. Ora i vortici sono da quadrupedia. Ruota in senso anterario, se vuoi in senso orario. Lascia che sia il corpo a scegliere. Mantieni soffice la testa, le spalle. Stiamo connettendo attraverso la colonna vertebrale spalle ed anche. E poi inverti. Respira, accomodati nel gesto. In qualunque momento ti dia noia o irriti la tua mente, sciogli. Fermati un istante, respira, poi riprendi. O ascolta semplicemente se non hai voglia di muoverti. Un ultimo vortice. Torno, respiro, ascolto. Le mani sotto le spalle. Inspirando tendo la gamba destra dietro di me, il tallone attivo. L'interno delle cosce è presente, attivo, respiro. Punta del piede destro al suolo. Braccio sinistro che si stira davanti a noi, ci tende. E l'ombelico alla colonna vertebrale che ci dà potenza. Stira, diviene, respira. La mano sinistra scivola morbidissima a terra, torna da dove è venuta. Così si solleva la gamba destra. Mantienila, respira, fletti il gomito, che è un ginocchio. Ruota il ginocchio all'esterno e porta la pianta del piede destro vicino alla mano destra. Respira. E dalla posizione morbidissima, sollevati con tutte e due le ginocchia a 90 gradi, le mani sui fianchi, il respiro che ti scorre dentro, bravissime, respira. Oscilla avanti e indietro, semplicemente. Oscilla avanti e indietro, dondolando sulle anche. Respira. E stiamo massaggiando un muscolo fondamentale, per molti di noi sconosciuto, che si chiama psoas. Ed è un muscolo che trattiene il suo stress, le paure. E quando lo massaggiamo, ci rilassa, ci distende. Ma non ci fa perdere i nostri confini, perché è anche il muscolo che ci tiene presente a noi stessi. Poi fermati ancora, fermati a 90 gradi, respira. E morbidissime le mani si srotolano sopra la testa, collo del piede sinistro a terra, inspiro a. Trovata la forza? Mi posso permettere in Anjaneyasana di stirare. Se ho noia, porto le mani sul ginocchio o dietro i reni. Datti sempre la scelta. Respira. E forse puoi sentire il ginocchio sinistro tirare appena in avanti, verso l'altro piede. Datti potenza, stabilità. Per poi lasciarti tornare a respirare. Ancora una volta, avampiede posteriore, oscilla avanti e indietro. Massaggio di Vieni e senti la differenza. Pensate che questo lavoro morbido di dondolamento e di psoas lavora sul calo, sul collo, quindi ci aiuta a eliminare.
torno ancora una volta al centro, respiro morbido, la mano sinistra a terra, la mano destra verso il cielo in torsione, pancia e cosce si corrono incontro, posso portare il collo del piede sinistro a terra se ho voglia, respirare e la mano raggiunge il cielo, senti che stende, senti che meraviglia. Per poi lasciar tornare la mano morbida dietro il lombo sul ginocchio destro. Rimani così, ad ascoltare l'energia che scorre dentro. C'è bisogno di essere potenti e fluidi al contempo. Ma se ho un centro, non avrò paura di espandere i confini. Saprò dove ritrovarmi. Così ritorno. Torno con le gambe ancora a 90 gradi. Provo a stirare la gamba anteriore in Ardha Hanumana. Se mi dà fastidio di tendere la gamba, tengo il ginocchio appena flesso, non fa differenza. Per il mio sistema nervoso, una posa spettacolare o accennata non fa differenza. Non c'è competizione. C'è cooperazione di ogni cellula, di ogni respiro. Fletto nuovamente la gamba destra, la mano sinistra di lato, inspira, forma un cerchio sopra la testa, spingi verso il lato destro ed è importante aprire lateralmente, aprire gli spazi tra le vertebre, gli spazi tra le costole, permettermi di respirare, di tirare un sospiro di sollievo. E la mano destra morbida scivola sulla sinistra. Palmo della mano sul dorso della mano, lo sguardo in avanti. Respira. Ed ecco il movimento che agisce sulla parte bassa, sul coccige, sul pavimento pelvico, sugli organi della riproduzione. Per poi srotolarsi ancora una volta, respirare. E la mano destra scivola in avanti come nella posa del guerriero 2, si stira. Mantengo. La mano sinistra passa sopra la testa. Si poggia sulla destra. Punto davanti a me, espando lo sguardo. Espiro tra le scarpe. Sollevo entrambe le mani. E le apro una avanti e una indietro nella posa del guerriero 2 in ginocchio. Respira. Respira. E guerriero indica la capacità di mantenersi presenti a noi stessi, sui nostri piedi, sulle nostre gambe dopo ogni caduta. Solleva ancora. Solleva il braccio destro, rilassa il sinistro. E dalla posizione lentamente. Inarca. E se il mio corpo è molto flessibile o ha voglia, posso afferrare il tallone nella posa. Scopri, esplora. Per poi lasciarmi ritornare. Respirare morbido, sinuoso. Le mani vicino al piede. La gamba destra che torna a sollevarsi pone le ginocchia nei quattro appoggi. Mi siedo un istante sui talloni. Respiro. Respiro. Se la pancia sulle cosce mi dà noia, divarico appena le ginocchia, altrimenti mi fermo. E sento il mio respiro. È un'onda che viene, che torna a frangersi. Ma lo sento nella mia schiena, sentilo nella schiena, il respiro che ti apre, che ci apre. Osservo, senza giudicarlo, senza volerlo cambiare. Osservo. Tutto avviene dal naso. E sento calore lungo l'assa vertebrale,
è il tessuto connettivo che spazza via, che rilascia, che si idrata. E nel tessuto connettivo si annidano emozioni cristallizzate, ricordi, respiri. E sollevandomi dal bacino torno in quadrupedia, le mani sotto le spalle, anche le ginocchia in linea. Inspira, tendi il mento. Come se volessi guardarmi negli occhi, occhi negli occhi, sorriso nel sorriso. La gamba sinistra si solleva, si tende dietro. Respiro. Poggio la punta del piede sinistro a terra, sollevo la mano destra in avanti e le cosce sembrano incontrarsi verso l'ombelico, rendermi stabile, potente, al centro della colonna. Stiro in entrambe le direzioni. Respiro. Riporto la mano destra a terra, vicino alla sinistra, sollevo la gamba sinistra, ne fletto il ginocchio e porto la gamba in avanti, con la pianta del piede vicino alla mano sinistra. Così mi poggio un istante. Così sollevo la schiena, rimango con le due gambe a 90 gradi e come ho fatto per l'altra parte oscillo avanti e indietro. E quando richiamo sembra quasi la codina arrotondarsi. E quando vengo in avanti, l'intera colonna vertebrale inspirare ed aprirsi. Prendi il tuo tempo, oscilla, massaggia lo psoas, massaggia le viscere, massaggia i respiri. Goditi il viaggio, goditi questo movimento mentre scivoli in avanti, quando sento il petto che si apre, che meraviglia. Quando torno indietro sento la potenza della schiena. Puoi fermarti in ogni momento, non sentirti mai obbligato. Per poi tornare a formare due angoli retti. Il ginocchio destro sembra spingere appena in avanti. Il piede sinistro radicarsi, toccare madre terra. E le mani inspirando si aprono sopra la testa. Inspiro Anjani Vyasa, la posa della fonda. Il collo del piede può portarsi a terra o posso rimanere sull'avampiede. Le mani sul ginocchio, sui lombi, ovunque tu voglia. Respira, serve ad aprire il nostro sterno tra le scarpe. Serve a darci ampiezza di respiro. Per poi tornare morbidissimi. Che meraviglia il rilascio che mi dà quella sensazione di assorbire energia. La mano destra a te, avampiede destro al suolo. Inspira, solleva il braccio sinistro sopra di te, sopra l'orecchio. Forma una curva. E sposta il piso a sinistra, allungati in te stesso, trova il tuo spazio. Trova questa opportunità di movimento, di scoperta. Respira. Respira. E la mano sinistra si solleva, scivola oltre la destra, si poggia il palmo sul dorso della mano, lo sguardo in avanti. Sento le mie spalle, sento il corpo, le spalle che sono il punto d'appoggio della mia testa, dei miei pensieri. E se sono morbidi, i pensieri scorrono ovunque, senza fermarsi. Le lascio scorrere, sono meravigliose. Le osservo. Per poi tornare a sollevare il busto, respirare. Sono ancora con un ginocchio avanti e l'altro indietro. Braccio sinistro che si stira in avanti nella posa del guerriero 2. La mano destra sopra la testa, inspira. E le due mani, la destra sopra la sinistra.
respiro, divento, mantengo, solleva entrambe le braccia, guerriero 2, un braccio avanti, l'altro indietro, tra passato e futuro, il corpo è qui, nel presente, la mano destra è il passato, la sinistra è il futuro, ma noi siamo qui dove non c'è spazio per fluttuazioni, dove c'è la gioia di essere qui. Per poi lasciare le mani scendere in basso, respirare, stirare la gamba sinistra, inclinarsi in avanti ovunque tu voglia andare, puoi flettere il ginocchio, puoi stirarlo, trova la tua posa, trova il tuo respiro. L'ombelico alla colonna vertebrale ci sostiene questa sensazione di essere sostenuti dall'interno. Punto di riferimento, stabilità e possibilità di lasciarsi scorrere. Torno a flettere la gamba sinistra, sollevo il ginocchio che è dietro e unisco le gambe una con l'altra. E i piedi, uno verso l'altro, fletti nelle ginocchia in uttanasana. Respira. Poi stira una gamba per volta, come se volessi oscillare, camminare. Ed è importante, un movimento così semplice, ma che lavora in profondità sul pavimento pelvico, sui reni. Respira. Senti anche i talloni sollevarsi ogni tanto. E quando ritorno a terra sento la pianta del piede, la sento tutta, uno dopo l'altra, fino al tallone. E le dita del piede sinistro, l'ombelico, le spalle. Per tornare a radicare entrambi i talloni, fletti le ginocchia, inspira e stendi il mento, lo sterno. Con le mani, afferra dietro le ginocchia, la pancia, le cosce. Abbandonati davanti con le ginocchia tese o flesse. Come preferisci il tuo corpo. Come preferisci tu. Respira. E lascia che accada. Questa posa invertita rilassa il diaframma. E posso sentire anche le spalle, respirare, aprirmi in ogni direzione. Per poi flettere le ginocchia, le mani sulle cosce, mi srotolo verso il cielo, vertebra dopo vertebra, respiro dopo respiro. E quando le spalle si arrotondano, sento il respiro scorrermi dentro. Fletto ancora le ginocchia, mi tuffo in basso, respiro, mi arrotondo, sollevo, apro le spalle, così ancora una volta, questa fluidità, questa sinuosità del gesto. Che meraviglia. Mi fermo un istante ed il respiro mi scorre dentro, leggero, lieve, le mani sui fianchi, oscillo da un lato e dall'altro, oscilla morbida. E in questa oscillazione senti le piante dei piedi, senti il contatto con la terra. L'ascolto. Il piacere di essere in questa percezione del piede, del ginocchio, del respiro. Per poi tornare in un istante al centro, respirare. Portare il peso sulla gamba sinistra, sollevare il ginocchio destro in obliquo, nella posa di Shiva. Shiva che danza, Shiva che diviene.
mantieni centrati, presenti, la pianta del piede destro sul ginocchio sinistro o sotto, e le mani arrivano al petto nella posa dell'albero, Vrikshasana. Il piede spinge verso il ginocchio al piede, l'ombelico alla colonna. Ma non siamo tutti alberi uguali. Possiamo aprire le braccia, portarle parallele al pavimento o mantenerle come prima. Flettere i ginocchi di appoggio appena. La mano destra sul fianco destro e la sinistra sopra la testa, vicino all'orecchio. Respira. Come sali, ci flettiamo. E poi torniamo. E si scioglie anche la gamba destra. Si poggia a terra. Respira, senti la differenza dei pianti, delle piante dei piedi, una gamba è lunghissima. Mi appartiene, mi rappresenta. Mi respira. Sposto il peso a destra, gamba a sinistra, faccio lo stesso nell'altra parte. Inclino Shiva. Mantengo un istante. E l'equilibrio porta la mente qui, nel presente, ed è un gran dono. Poi porto la pianta del piede a terra, sul ginocchio, ovunque voglio. Palmi delle mani che si uniscono davanti al petto. Vrikshasana, alberi, dalle radici profonde. E l'albero, a primavera, respira, solleva i suoi rami, li porta paralleli al pavimento. L'ombelico alla colonna vertebrale. Che meraviglia. La mano sinistra sul fianco, la destra sopra la testa, formare un piccolo arco. Essere qui ora. Sentirsi. Per tornare a sollevare la mano. Sciogliere la gamba. Respirare. I piedi al suolo. Il respiro. Che meraviglia. Sono qui, sono presente a me stessa. Fletto le ginocchia, come ho fatto all'inizio. Il dorso della mano, come un pennello, sale al cielo, inspiro. Lo faccio scivolare in basso fino a toccarmi l'anca sinistra. Per 3 volte, dipingi atti. Trova i tuoi spazi nuovi come vuoi, accoglienti, presenti. Finché la mano destra rimane sul fianco destro, sul fianco sinistro, perdonate ancora una volta, sguardo a sinistra. Torno al centro. Sguardo a destra. Questo cambio di sguardi lavora profondamente sulle direzioni del nostro corpo, sulla sua capacità di adattarsi. Torna ancora una volta. Fletti le ginocchia. Fletti in avanti. Mantieni la presa morbida. Il braccio contro l'addome. Il respiro. E poi lascia scivolare il braccio destro sulla caviglia sinistra. Fletti il ginocchio destro, mantieniti in flessione. Puoi flettere anche il sinistro se ne hai voglia. Respira. Respira. E ricorda, non c'è una forma perfetta, non c'è nulla da controllare, perché più cose controllo, più queste controllano me. Ma c'è da ascoltare con presenza. La mano destra scivola a terra o sulla tibia. La mano sinistra al cielo, in torsione. Puoi portarla anche dietro il sacro, se hai voglia. Trova la tua posa. Trova il tuo respiro.
per poi far cadere di nuovo la mano sinistra a terra davanti ai piedi. Sollevo la gamba destra parallela al pavimento, come ho fatto in quadrupedia. La gamba d'appoggio è tesa o flessa, non fa differenza. Ma se puoi, inspira, sguardo in avanti. Respira. E morto, riporta la gamba destra vicino alla sinistra. Lasciala cadere, lascia appoggiare il piede. Sentire. Fletti le ginocchia, srotola la colonna al centro. Respira, Jess. Che meraviglia. Respirare sembra qualcosa di così profondo. E la mente è più soffice, lo sento. Così morbido, sinuoso. Porto la mano sinistra verso l'anca destra, come un pennello, vado in obliquo, per tre volte inspiro, sollevo il dorso della mano. Espirando, dipingo attimi verso l'anca opposta. Tutto il corpo si muove come se fosse nell'acqua, immerso in questo liquido che accarezza. Che ci avvolge in un abbraccio senza fine. E tutti i muscoli respiratori si aprono. E respirare è un atto che diviene poesia, sacro, profondo. La mano sinistra sull'anca destra. Sguardo a destra. Torno al centro. Ruoto a sinistra, le ginocchia sempre morbide. Morbidi ma con il centro. Torno ancora. Fletto le ginocchia e mi fletto in avanti, come se andassi in uttanasana nel piegamento in avanti. Il braccio che preme sulla pancia, alcuni istanti, la mano destra a terra. E la mano sinistra che è flessa scivola verso il polpaccio destro, la caviglia, la pianta del piede. Fletto il ginocchio sinistro. E mi abbandono nella posa. Sento le lombari. Sento i miei reni, a volte così stanchi. Ed è come se strizzassi via ogni cosa, ad ogni torsione. Via le tossine fisiche, emotive, mentali. Via le ragnatele che rimangono nel corpo da lungo tempo. E la mano sinistra scivola a terra, la mano destra si solleva in torsione al cielo o dietro i lobi, dove vuoi. Lo sguardo al cielo se vuoi o se ti dà noia, guarda la terra. Non c'è nulla da forzare, nulla da raggiungere, nulla da dover essere, se non questo istante. Cade la mano in avanti, cade il respiro. Morbidi, le mani davanti a noi. La gamba sinistra che si tende indietro, posso tenere la gamba destra d'appoggio flessa o tesa. Lo sguardo in avanti. Come se le mani volessero tirare il tappetino verso il piede, farci sentire forti. Stabili in questo eterno divenire. Perché il punto di stabilità è dentro di me, lo sento, lo accolgo, ne gioisco. E torno a flettere la gamba, fletto entrambe le ginocchia, i piedi al suolo, mi siedo a terra, avvolgo le mie ginocchia. Che meraviglia scuotersi. Con le mani tiro le ginocchia in modo da sostenermi la schiena. I piedi spingono appena in avanti, aprendomi gli ischi. Come un'antenna posso percepire ogni cosa. Posso esplorare.
gli occhi si schiudono, il ginocchio destro cade di lato, si porta verso terra. Se ti dà noia, puoi tenerlo più disteso, più flesso, trova la tua posa. E le mani scivolano sotto il taglio del ginocchio sinistro, lo portano al petto, a voce, sostieni te stessa. E se avrai voglia, prova a tendere la gamba sinistra al cielo. Solo se vuoi, se no, tieni flessa. Mantieni, respira, ascolta. Puoi portare, se hai voglia, la mano destra dietro la schiena. Sostenerti ancora un pochino. Puoi tornare a flettere la gamba sinistra. Senti il tragitto, la pianta del piede che scende. La mano sinistra o la spalla sinistra sul ginocchio sinistro, nella posa del Buddha che riposa. Ed il Buddha era così calmo e così presente tramite la espirazione. Quindi io ti invito, espira profondamente dal naso. Espira profondamente dal naso. Schiudi gli occhi. La gamba sinistra ti porta appena lateralmente un pochino più aperta. Ed il braccio sinistro accarezza il ginocchio destro. E poi arriva ad afferrare la pianta del piede o avanti dell'altra gamba. Ed è così che vado in torsione su. Ancora rivolgo lo sguardo a destra. Inspira, sentiti estendere verso il cielo se ne voglia. Sentiti divenire. E parti ancora sconosciute si ha calore sui fianchi. Calore delle giunture. Torno davanti a me. Sciolgo morbida. Anche la gamba destra si solleva vicino alla sinistra, le mani dietro di me. Respira e fai oscillare le ginocchia da un lato e dall'altro. Lascia che il bacino segua. Stiamo massaggiando le articolazioni dell'anca, togliendo tensioni, massaggiando il collo, ma soprattutto assaporando l'istante. Accomodarci in questo momento, quando sono qui, non c'è spazio né per prima né per dopo. Ed è qui che ritorno ogni volta che la mente fluttua. Ad assaporare inspirazione e movimento, espirazione e movimento. Torna verso il centro, respira, mantieni, afferra ancora le ginocchia, intreccia le mani se vuoi, scuoti l'intera colonna vertebrale, scrollati di dosso ciò che vuoi lasciare andare. Respira. Respira. Inspiro, apro il petto. Porto le mani dietro di me, la punta delle dita rivolta in avanti, i piedi a terra. Sollevo il bacino nella panca. Apro le mie spalle all'istante, lo sguardo al cielo. Mantieni solo se hai voglia. Respira. E lentissimo, espirando, porta ancora i glutei al suolo. Diriti il tragitto. Ora, solleva anche le dita dei piedi, se vuoi. Attiva gli archi plantari e inspirando solleva il bacino. Com'è diverso il movimento. Quanto sono leggero nei miei gesti. Per poi lasciarmi tornare ancora una volta. Ed i glutei a terra. Ed il respiro, mia voce.
sole, porto le mani alle ginocchia, inspiro, inarco la schiena. Il petto sale verso il cielo. La nuca si stira. Per riportare il mento in avanti, il respiro. Questa volta è il ginocchio sinistro che si flette, più o meno chiuso, non importa. La mano destra afferra sotto il taglio del ginocchio o entrambe le mani. Porto a me, respiro, mantengo. Se puoi, con la tibia che a terra spingi in avanti, senti la differenza, sei tu che scegli quanto essere presente, quanto morto. E poi la gamba destra forse si porta verso il cielo, rimane flessa, non fa differenza. Trova la tua posa, lasciati trovare dalla posa. Lasciati divenire. Per poi flettere. La pianta del piede, respiro. Il piede che tocca terra, lieve e morbido. La mano destra sul ginocchio destro, la sinistra sul sinistro dietro di noi, la posa del Buddha. Che merita. Chiudi gli occhi, affidati all'espirazione, espira lunga, profonda, espira dal naso. Essere respiro, divenire, senza andarlo a cercare, perché lo yoga è lasciarsi trovare. Non c'è nulla da fare, basta aprire lo sguardo, le sensazioni e ritrovarsi. Così torno morta, sinuosa, leggera. E la mano destra scivola in avanti, mi porta in torsione. Mantengo un istante, respiro, divento. Strizza via. Lo sguardo avanti, indietro, ovunque tu voglia porre il tuo sguardo. Per poi tornare in avanti. Respirare. Flettere il ginocchio sinistro vicino al destro. Ora le ginocchia si uniscono. I talloni sono appena aperti. Mi scuoto nuovamente. Questo massaggio ai lombi, i bacini. L'articolazione sacro-iliaca, lì dove ci sono i nervi del sistema nervoso rilassante. Poi torno al centro. Le mani si intrecciano sotto le ginocchia, le afferra. Afferrati come ad abbracciarti. E se vuoi, stira le gambe in avanti. Puoi rimanere più flesso o meno flesso, sei in Paschimottanasana. E sono pose di profondo e introspezione. Pose dove posso viaggiare con il mio respiro. Abbracciarmi simbolicamente. Abbracciare le mie imperfezioni. La mia meravigliosa goffaggine. La mia voglia di perfezionismo. Il mio non sentirmi mai all'altezza. Abbraccio ogni mia imperfezione. Sono i miei compagni di viaggio, sono ciò che mi rendono unica. Ma non mi lascio travolgere da loro. Camminiamo uno a fianco dell'altro. Camminiamo. Senza una meta. Assaporandoci ogni piccolo respiro.
sentiti libera di sciogliere la posa in ogni istante, di muoverti se il tuo corpo vuole muoverti, se la mente non ha voglia di stare nella posa. Ascolta e lascia che accada. E poi torno a sciogliere, sciolgo le mani, raccolgo le ginocchia, le riporto al petto, avvolgile ancora una volta, come se ti fermassi a guardare l'acqua che scorre, il respiro che ti avvolge dentro. E sei seduto, sei lieve. E la mano destra scivola dietro la schiena, al centro della schiena. Piccoli vortici in senso antiorario, massaggio. Coccola la schiena, le vertebre. E quando avrai voglia, se avrai voglia, volgi lo sguardo dietro di te. Espira le spalle, rendi le soffici. Ascolta. Per poi lasciarti tornare in avanti, torna lieve sui tuoi passi, inspira, ti accorgerai che i polmoni si riempiono mentre torni in avanti. Ora è il braccio destro che avvolge le ginocchia, la mano sinistra dietro di noi. E piccole spirali, piccoli cerchi in senso orario. Ondeggia, oscilla. Accomoda la posa, accomoda il corpo. E quando vorrai, se vorrai, sguardo dietro di te o davanti a te. Lascia che sia naturale la scelta. Puoi cambiarla in ogni momento. Respira. I piedi radicati, gli ischi, la schiena protesa verso il cielo. Lascia che la posa accada. Non fa nulla, lascia che accada. Senti il tuo respiro. Per poi tornare davanti a noi. Inspira, inspira la vita, inspira l'attimo. Che meraviglia. Questo essere energia che scorre. E da qua puoi rimanere seduto o puoi sdraiarti a terra per un piccolo rilassamento. Io ti guiderò senza parole, con il suono, con la vibrazione della campana, che arriverà in ogni cellula, in ogni respiro. Se ti dà noia, sentiti libera di sciogliere la posa. Adagia ogni parte del corpo, se vuoi copri il tuo corpo, se senti che hai freddo. Temperatura scende sempre. Ti invito, se vuoi, in questo shavasana, se ti senti rassicurato, a portare le mani sopra l'ombelico, una sull'altra, a tornare nel tuo centro di stabilità, nel tuo centro, oppure lasciare le mani lungo i fianchi, con i palmi rivolti al cielo, pronti ad accogliere. Spazio alle vibrazioni. Thank you.
Torna a prendere un respiro profondo e senti mani, piedi, il corpo che si risveglia dolcemente, che si muove dolcemente. Fino ad avvolgere le ginocchia al petto, avvolgerle con amore, con profonda gratitudine. Ed è questo corpo che mi permette di vivere qui ora, di non oscillare, di non perdere l'istante. Questo mio compagno di viaggio. Poi scivola su un fianco e prendi il tempo di due respiri per sollevarti seduta. Porto la mano destra al petto, la sinistra. E di nuovo ritrovo il battito del cuore, ma ora è calmo. Ora è presente. Ti saluterò con un nome, se hai voglia cantalo con me, altrimenti rimani in ascolto. Inspira. Possa la tua vita essere piena di luce e piena di te. Namaste. E grazie per aver passato attimi di domenica insieme. È stato veramente un piacere. Dal profondo del cuore. Namaste. Grazie. Sara, ti metto in audio. Ok. Ecco. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa pratica. Grazie Francesca per la vicinanza e la condivisione da Roma, qui da Roma a Milano, e sono persone anche da tante altre parti d'Italia. Per cui io chiuderei con due parole il ringraziamento, vi rimanderei all'intento anche molto concreto della giornata di oggi, che è dare una mano a noi che lavoriamo nella salute mentale, nella salute psicologica in questo momento così difficile. Chiediamo anche un aiuto anche piccino, lo potete trovare sia sui nostri social, sia sul nostro sito, l'associazione si chiama Nutrimente Onlus. Le modalità per cui aiutarci a proseguire le nostre attività per vivere nelle prossime settimane, oltre a un rapporto più sereno con il corpo, più centrato con il corpo, anche con la nostra emotività e con la nostra solitudine e con il cibo, che a volte non come dire, è d'aiuto, a volte invece è un pochino faticoso. Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima alle 15. Grazie Francesca, grazie. Vediamo se riesco a disconnettermi. Grazie. Grazie a tutti. Quando volete potete scollegarvi. Io tra poco metterò fine al meeting. A presto.